Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Rimane ancora ricoverato in prognosi riservata l'anziano ustionato 10 giorni fa nella sua abitazione di via Servi di Maria. Le indagini proseguono intanto per individuare i suoi aggressori. Via Servi di Maria, questa alle nostre spalle è l'abitazione dell'anziano signore tormentato per più tempo, pare da una banda di ragazzi che poi alla fine hanno deciso di andare oltre a tormentarlo quotidianamente, poi sono entrati nella sua abitazione, l'hanno picchiato e poi dietro quella porta in una delle stanze gli hanno gettato addosso della benzina e hanno acceso il fuoco. Permangono stazionarie ma ancora gravi le condizioni di salute di Giuseppe Scarso, l'ottantenne pensionato siracusano ricoverato da 9 giorni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania a causa delle ustioni riportate in varie parti del corpo. Sul fronte delle indagini, gli investigatori e la squadra mobile stanno battendo ogni angolo e cercano di sfruttare ogni appiglio tecnologico per individuare i responsabili dell'aggressione per i quali si profila il reato di tentato omicidio. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di parenti e conoscenti dell'uomo per fare luce sull'accaduto, mentre hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza che si trovano nelle adiacenze della casa. Dalle telecamere di un supermercato e di un panificio nella zona sarebbero emerse le immagini degli aggressori, che però al momento non sono stati individuati. In azione ci sono anche i carabinieri ai quali Giuseppe Scarso, accompagnato dal fratello, si era rivolto per denunciare di essere stato vittima di azioni di disturbo, ma i militari che hanno raccolto la sua denuncia non ha saputo dare alcun particolare su chi possa aver agito, men che meno sull'identità delle persone che hanno deciso di farlo vivere nel terrore. Due tentativi di aggressione subiti nel giro di 48 ore, il primo il 28 settembre quando qualcuno si piazzò davanti alla porta della sua abitazione al civico 5 del vicolo a via dei Servi di Maria lanciando sassi ed erbacce contro porte e finestre alle quali il pensionato aveva fatto applicare delle inferriate. Sporta la denuncia poco prima della mezzanotte, persone incappucciate sarebbero entrate nell'appartamento al pian terreno gettando liquido infiammato sul pavimento, senza però provocare danni fisici al povero Don Pippo, che era comunque rimasto scosso da quel raid. Escalation di violenza ha avuto il culmine la notte del 1 ottobre, quando poco prima delle 2 i malintenzionati hanno spruzzato il liquido infiammabile contro la vittima per poi dargli fuoco. Molte polemiche nella scorsa settimana per quanto riguarda l'accesso al cimitero di Siracusa. Dopo le grandi piogge, viali transennati, qualche difficoltà, c'è stata la protesta degli utenti. Adesso la protesta si sposta anche all'esterno, ovvero troppa immondizia. Dopo le proteste per i lavori all'interno del cimitero di Siracusa, i congiunti dei defunti hanno puntato la loro attenzione sulla parte esterna, appena fuori le mura. Immondizia per ogni dove, resti di colazione a sacco e ciarpame vario. Il brutto spettacolo segue il perimetro della recinzione, in particolar modo nella zona dei parcheggi, dove la presenza dei rifiuti cresce in maniera esponenziale. Una mancanza di rispetto per un luogo di preghiera e contemplazione, per i più un comportamento ormai diventato norma, per chi invece trova comodo fermarsi a consumare un pasto d'emergenza dopo aver fatto visita ai parenti morti. La protesta segue alle polemiche dei giorni seguenti alla tempesta d'acqua che mise in ginocchio la città, con la conseguenza che i cancelli del Camposanto furono chiusi per qualche giorno con un'ordinanza sindacale per garantire sicurezza e incolumità ai visitatori. In quell'occasione infatti la fiumana che invase i viali rese il Camposanto impraticabile, aggravando i distacchi di intonaco già presenti nella zona delle palazzine. A questo si aggiunsero le transenne di sicurezza e la protesta eclatante degli utenti che dopo giorni di malumore approfittarono dell'apertura del cancello ed entrarono comunque. Adesso il panorama sconsolante all'esterno, con i cumuli di immondizia a fare da biglietto da visita per chi si rechi al luogo di preghiera e debba lasciare l'automobile in sosta. Urologia nel caos all'ospedale Umberto I dopo la pubblicazione e la visione delle fotografie che rappresenterebbero un bidone di quelli plastificati per la benzina utilizzato per il drenaggio. Intanto si è autosospeso il primario ed è partita una indagine interna.
Si è autosospeso il primario del reparto di urologia dell'Umberto I di Siracusa, Bartolo Lentini, per la vicenda del bidone di plastica che sarebbe stato utilizzato per il drenaggio di un paziente. Intanto, per la vicenda, l'ASP ha avviato una verifica interna per ricostruire cosa sia successo. La polemica, oltre che dalle foto del bidone comparse su Facebook, era stata rilanciata dal deputato regionale Pippo Gennuso nelle scorse ore. Gennuso aveva chiesto anche le dimissioni dell'assessore regionale alla sanità. Non mi sono mai sbagliato quando affermavo che l'ASP intende risparmiare sulla salute dei cittadini, scrive Gennuso. In questo ospedale, così come in altri presidi del territorio, per effettuare un drenaggio non si utilizzano i protocolli sanitari dovuti, ma si utilizza un bidone di plastica, di quelli che si acquistano nei supermercati. Non andrebbero utilizzate le apposite sacche, si chiede Gennuso. Probabilmente il bidone viene riciclato, svuotato e poi riutilizzato per altri pazienti. Mi ha sorpreso anche la mancanza di igiene e di pulizia in un reparto dove sono ricoverati pazienti particolari. Di fronte a questo degrado, l'assessore alla sanità regionale dovrebbe dimettersi e ci sono responsabilità anche dei deputati siracusani che sostengono questo governo. Il direttore generale dell'azienda ha intanto avviato una verifica interna. C'è una reazione da parte dell'ASP. Il direttore generale Brugaletta ha proceduto a nominare una commissione interna per l'accertamento dei fatti. Ci sono, se ci dovessero essere, dei provvedimenti disciplinari, qualora emergessero responsabilità professionali. Intanto si è autosospeso Bartolomeo Lentini, il direttore dell'urologia, nelle more delle indagini, ha sottolineato Brugaletta, che dovrà fare piena chiarezza sulla metodologia adottata e tutela dei pazienti e della professionalità del personale sanitario. La direzione dell'urologia è affidata temporaneamente ad interim al direttore della chirurgia generale dell'Umberto I, Piero Tinè. La spina del fianco, una politica siracusana ridotta ai minimi termini, una lotta tra clan con sullo sfondo l'interesse personale. Nelle ricostruzioni della politica di ogni giorno in una città come Siracusa, ormai abulica e rassegnata, si vogliono mettere assieme i tasselli del disastro, ma soprattutto bisogna rispettare deontologicamente il principio della verità sostanziale dei fatti. C'è chi invece si affanna a ripercorrere la strada del nemico politico, magari più potente di lui, che ogni qualvolta legge gli articoli di stampa non graditi, dice che erano tutte menzogne. La storia ha poi sentenziato che il male che la città sta vivendo è il frutto di errori diffusi, salvo scoprire poi che la gente è molto più attenta e informata di quello che si vuole immaginare. Il vantaggio può legittimamente esprimere il pensiero nel merito, ma non può scendere più in basso della miserabilità dell'individuo in quanto essere umano. Se il metodo, cioè i toni, sono quelli maleducati e spregiudicati che leggiamo ogni giorno di maggioranza e opposizione, allora viene da pensare che sotto sotto ci sia dell'altro. Magari l'attacco ha colto nel segno e potrebbe aver scoperchiato qualche pentola di acqua sporca che bolliva di nascosto con dentro tanti segreti da non svelare appartenenti a chi si copre sotto il velo della verginità. La reazione è talmente violenta da farci ricordare un passato tutto da dimenticare, ma il presente è peggiore. È auspicabile che la politica si occupi di vera politica e di problematiche di interesse generale in una città fortemente in crisi anche per la qualità molto scadente degli stessi politicanti. La politica è scesa molto in basso e sicuramente certi toni usati da chi ricopre ruoli istituzionali non gli consentono di risollevarsi, anzi danneggiano ancora di più i rapporti con l'elettorato. Strappano amicizie reali per lo sproloquio di apparire e non del semplice essere. Bisogna sgombrare il campo da ogni fraintendimento ed evidentemente quando si allude al passato bisogna rispettare le coscienze degli altri e non infierire in maniera selvaggia. Insomma, attuare il domus del letargo, del passato morto. C'è una serie di indagini in corso da parte dei magistrati, ma alla fine potrebbe essere fumo di paglia e bisogna stare attenti dall'esprimere giudizi e men che meno emettere sentenze. Il riferimento ai modi e ai contenuti che sono palesi verso la gestione del potere e della cosa pubblica, con le critiche pesanti nei modi ricevuti. La critica è libera se non scende nell'offesa e denigrazione, specie quando si riferisce a vicende politico-amministrative, scenari, decisioni, realizzazioni, che si sono poi ritrovate nelle carte della Procura della Repubblica. La fondatezza che ha riguardato moltissime persone anche per i comunicati stampa emessi in questi ultimi mesi, dove molti uomini della politica sono stati presi di mira, con offese, insulti personali, appare un tentativo rivelatosi poi ampiamente maldestro di delegittimare, oscurare fino ad
danneggiare liberi professionisti, cittadini non allineati alla propria linea politica. Maggioranza e opposizione giocano la stessa partita, dove il risultato da portare a casa è sempre l'interesse privato e non quello della collettività. La città rimane abbandonata dalla mano pubblica e nessuno si indigna più di tanto. Ci siamo abituati alla violenza e alla viltà nello stesso tempo. Nessuno reagisce, mentre affondiamo in un mare di debiti e in pochi si arricchiscono. Una commissione di accesso per verificare il rispetto della legalità nella gestione della cosa pubblica, la richiesta avanzata al ministro Alfano dall'Italia dei Valori. Dopo l'ampia querelle che da oltre un anno incalza le cronache politiche e giudiziarie siracusane tra il sindaco Garozzi e la consigliera comunale Princiotte, alla vigilia dell'audizione di quest'ultima in commissione antimafia all'Assemblea regionale siciliana, il commissario di Italia dei Valori Daniel Amato ha inviato una lettera aperta al ministro dell'Interno Angelino Alfano e al prefetto Armando Gradone affinché attenzionino questa vicenda. I fatti contestati sia giudiziariamente sia mediaticamente all'amministrazione comunale di Siracusa appaiono abbastanza gravi, dice Amato, gettando una pesante ombra sulla conduzione della cosa pubblica Siracusa. È pertanto fondamentale che gli organi di controllo si attivino allo scopo di verificare la condotta amministrativa del comune di Siracusa, anche mediante una commissione di accesso che passa a setaccio l'azione amministrativa. L'Italia dei Valori considera necessario ed urgente un approfondimento istituzionale della questione legalità al Palazzo di Città. Solo rimettendosi all'operato e alla verifica degli organi amministrativi di controllo, conclude il commissario di Italia dei Valori, si potrà uscire da logiche demagogiche e ristabilire un corretto e sereno rapporto di fiducia tra i cittadini e il comune di Siracusa. Si svolge a Siracusa il 26esimo corso di base per il volontariato sociosanitario, è promosso da UARI e da VULS, la Federazione per il Volontariato nelle unità locali dei servizi socioassistenziali. Il corso di formazione si tiene il 27 ottobre alle 17 al Salone Borsellino di Palazzo Vermezio. Musei per tutti, un'occasione per andare con la famiglia a visitare luoghi della cultura siracusana, per esempio al Paolo Orsi, famiglie al museo. Il Museo Paolo Orsi ha ospitato l'iniziativa Famiglia al Museo, grazie alla quale i bambini hanno potuto riscoprire la cultura visitando il museo in modo davvero speciale, giocando e imparando con tutta la famiglia. Oggi è una giornata importante, il Museo Paolo Orsi ospita un'iniziativa a livello nazionale che è Famiglia al Museo. Abbiamo appunto ospiti bambini di diverse fasce di età, ma prevalentemente comprese fra i 6 e i 10 anni, che sono qui oggi presenti per organizzare tutta una serie di giochi ispirati ovviamente alle gare insomma olimpiche che si sono appunto recentemente svolte a livello mondiale e che appunto acquistano comunque sempre quel valore universale, perché spingono queste gare ovviamente a mantenere vive quelli che sono appunto i valori dello sport e soprattutto della competizione secondo delle regole precise di confronto e quindi anche di incontro sociale. Lo sport ha un grandissimo valore, l'ho sempre avuto nel passato e quest'anno appunto ce l'ha ancora di più, proprio perché ha visto Siracusa protagonista di un evento importante come la Canoa Polo, che è legata strettamente alla mostra che è ancora presente fra l'altro nel nostro percorso del museo. E i ragazzi oggi si confronteranno, ma soprattutto oggi è un'occasione importante per avere i genitori che accompagnano appunto i loro figli, anche i nonni che accompagnano i loro nipoti in questa esperienza straordinaria. Sarà un modo anche per conoscere il museo non soltanto all'interno attraverso dei reperti particolari che poi potranno ovviamente illustrare e quindi prenderne una coscienza maggiore, ma è soprattutto un'occasione per conoscere l'esterno del museo, questo parco che è veramente straordinario e che costituisce un polmone verde significativo all'interno appunto della nostra città. Oltre naturalmente a questa iniziativa abbiamo anche un altro appuntamento importante con i portatori della lingua dei segni che oggi stanno appunto visitando anche appunto la mostra che appunto è ospitata nel nostro museo, ed è per noi anche in questo senso motivo di orgoglio, perché il museo deve essere ovviamente, proprio perché è scrigno che racchiude tutto il nostro patrimonio culturale, la nostra storia, la nostra identità, deve essere alla portata di tutti, e questo così è l'obiettivo che ci siamo sempre posti. Nel corso della giornata si sono susseguiti giochi come la caccia al tesoro, cruciverba e indovinelli, a cui hanno partecipato anche i non udenti. All'iniziativa promossa da Sicilia Turismo è aderito anche il gruppo scout Agesci.
Lo sport, adesso il calcio, il Siracusa fa suo l'incontro con il Matera e conquista così la prima affermazione in Lega Pro. Azzurri vincono in rimonta con una doppietta di Catania. Il Siracusa vince in rimonta sul Matera e fa un balzo in avanti nella classifica. La squadra allenata da Sottil ha preparato a dovere la partita opponendo alla formazione materana allenata da Uteri la propria fame di punti. La gara è stata gradevole e a tratti spumeggiante. È il Siracusa a farsi vedere per primo e la prima soddisfazione stagionale per gli azzurri che un po' a sorpresa hanno battuto per 2-1 il Matera che subisce il primo stop. Gli ospiti prendono un palo in avvio con Casoli e poi a metà ripresa sbloccano il punteggio con un bel colpo di testa di Iannini. Sembra tutto facile per l'11 dell'ex Gaetano Uteri, ma non è così. Già al 66esimo arriva l'1-1 firmato da Catania. Lo stesso attaccante concede il bis al 71esimo con una conclusione precisa da posizione ravvicinata. Tre punti d'oro per la formazione di Sottil che attende gli altri risultati della giornata per tirare le somme. Il passo in avanti in classifica è comunque importante. La cronaca. Al 39esimo il Siracusa sfiora il vantaggio con Cassini, ma è bifulco a opporsi con i piedi. Nel secondo tempo tutti i gol. Al 63esimo Matera in vantaggio con un colpo di testa di Iannini. Sembra ancora una partita da calvario per gli azzurri che però si scuotono e pareggiano tre minuti dopo con Catania. Al 71esimo ancora il bomber approfitta di una palla vagante, controlla in area di rigore e fulmina il portiere materano. 2-1 che rimane fino al termine della partita per la gioia dei tifosi sugli spalti dello stadio De Simone. E adesso guardiamo insieme i grafici, i risultati e punteggio. Virtus Francavilla Casertana 4-1, 2-1 per il Siracusa contro il Matera, 1-2 Fondi Cosenza, un pareggio 2-2 Vibonese Lecce, 0-0 Foggia Acragas, 3-1 per il Catania contro il Messina, Catanzaro Taranto 3-1, Andria Monopoli 0-2, ancora Paganese Melfi 3-0 e da ultima 1-0 per Regina contro Juve Stabia. I punti: Lecce 20, Foggia 20, 16 per Juve Stabia, 16 per Cosenza, Matera 15, 14 Monopoli, Casertana 11 e poi 10 per Paganese, 10 Regina, 10 Acragas, 9 per il Taranto, Fondi 8, Francavilla 8, Andria 8, 7 per il Messina e 7 per il Catanzaro, 6 Siracusa, 5 Vibonese, infine 4 per il Catania e 4 anche per il Melfi. Con queste schermate si conclude il nostro telegiornale, vi auguriamo un buon proseguimento di programma.